Mamma mia! Prima posizione con l'824. Ma sempre svizzero, no? Sì. Weber, poi Fatta, poi il gruppettone tiene bene l'interno, cerca di non farsi sorprendere. Col 9,17 Hanske, risalito dalla seconda fila. L'835 René Fassler, che è... Non vedo più un cazzo. Un po' più dietro, vediamo qua l'attacco. Se Fernando Becerra riesce a stare davanti, sì. Che si trova esattamente. E adesso passa quinto Babe con 1.72. Ma c'è Fassa che passa davanti. Altro che Babe, Babe è andato indietro. Qui battaglia in quanto non vuole mollare Babe. Neanche un settesimo. Continua a sbagliare, va a cercare l'interno, niente da fare, in terza posizione abbiamo sempre Hanske. Quinto Spandler, che è in nona posizione al numero 822, ha già 5 secondi di penalità per la partenza anticipata. Stare lì fermi come delle mini statue, altrimenti il cane trono. Anche va l'attacco di Fernando Becerra, riesce a passare un po' remissivo il pilota svizzero di origine spagnola, che però cerca di andare a recuperare, però niente da fare, è indietro. E qua Weber, dite la sua. Seconda posizione, non dite voi, perché... questa manche A della classe B. E la chiude, la chiudono nel Buffalo, buono, perfetto, via andare su nel fondo del Fassler. Vedo i numeri, dobbiamo attendere quanto shooteranno qua sul traguardo. In effetti shooter è in terza posizione,
Interfast che si superi i primi tre. Va a perdersi un sacco di tempo, le prova tutte intanto in seconda posizione Fassler per recuperare su Sutter e tenere a mano da Sutter. Eccoli qua i tre già sul traguardo, bella battaglia. Oh, che staccatona di Sutter. Poi si attaccati i fuggiti da Mike. Schwartz. Da quarto è passato a nono grazie a quel mucchio selvaggio. Ancora battaglione lì davanti. Sutter adesso in seconda posizione. Davanti c'è di nuovo Punter. Punter, Sutter, Fassler. Eccoli qua. Punter, Sutter, Fassler. All'inizio dell'ultimo tiro è passato Sutter, nuovamente Sutter in prima posizione davanti a Punter e in terza posizione Fassler. 4934 milioni di tiro di Sutter, eccolo qua, 48.19. Sutter ci ha dato veramente dentro, era terzo, poi è diventato secondo, poi è diventato primo, poi è tornato secondo, poi è nuovamente tornato primo, adesso va a vincere Sutter. A volte il semaforo ci scatta bene. 40 megapixel sì. Di fotocamera. Quindi gran bacchi, l'894 con... abbiano toccato il staccato e si è girato, no, è sceso solo dalla terza da sinistra, lo vedo di qua, adesso sta cercando all'esterno di andare a riprendersi almeno la quinta, difficoltà per lui, però ci riesce sull'abbrivio. Ricordiamoci che con l'894 Grand Pack ha 5 secondi di penalità, quindi diciamo che per lo stesso Niederauser che già lo passa adesso immediatamente, quindi Niederauser alla grande rincorsa, tutto da vedere. Intanto davanti Morfa, Oldener, dietro poi abbiamo Sonera,
un Niederauser scatenato col numero 45, già in quarta posizione dall'ultima fila in un giro e mezzo. Sta tentando un gran recupero, ieri ha avuto veramente grande sfortuna. Ora sta tentando di andare all'attacco per la terza posizione e passa Niederauser. Terminato, gran manico da quello che abbiamo visto qua in questi anni. Adesso nel mirino ha già messo nel mirino Holzner. Questa battaglia sta giovando moltissimo a Morf in prima posizione, che riesce ad allungare ancora. Grandissima gara, ce l'aspettavamo. Ora Niederauser addirittura a cazzo di corpo per la prima posizione. L'ultimo giro, vediamo il distacco precedentemente era di 4 secondi e mezzo da Morf. Vediamo, scelgo 1 secondo e 1. Il distacco da Morf, quindi per la prima posizione sarebbe un fino all'ultimo ci sarà battaglia chiaramente, ma eccoli in arrivo Morf e Niederauser. Ma grandissima gara di prima fila, super Weber Morf. Andiamo a vedere come la sfrutta, la vedo da dietro. Mamma mia, fortissima come partenza. Non sapevo dove girarmi. Dietro? Vedo davanti. Intanto incidente in curva 4, ma vanno via tutti e due. Andiamo a vederci la classifica dei primi 5 direttamente sul display. Weber, Sutter, Niederauser. Wow!
spagnolo. Cazzarola.